Salve a tutti i nostri ospiti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con la rubrica Come Don Chisciotte incontra. Per la puntata di oggi abbiamo il piacere di ospitare l'ex militare, ricercatore scientifico e scrittore Marco Pizzuti. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Allora Marco, tu sei un esperto di controinformazione, hai scritto tanti libri che parlano appunto di come spesso le verità vengono celate dal potere e ultimamente, nel 2022, è uscito il tuo ultimo libro che si intitola Deep State, i segreti dell'elite finanziaria e delle multinazionali che controllano i governi. Allora, ovviamente il Deep State per gli spettatori di Come Don Chisciotte è un tema già ampiamente trattato, che tutti quanti conoscono, però voglio prima di tutto il tuo punto di vista su che cos'è il Deep State, e poi se sei d'accordo ripercorreremo un po' quelle che sono le tappe della storia del Deep State, da quando è nato, perché tu lo fai risalire a veramente molti secoli fa, e come poi nel tempo si è evoluto fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi prego, cos'è il Deep State? Sì, Deep State, come hai detto tu, è molto semplice per chi ha una visione un po' acuta della società e consulta l'informazione indipendente. Si tratta sostanzialmente di quel complesso industriale e finanziario globale che ormai praticamente controlla tutto, controlla le risorse, controlla i mezzi di comunicazione, quindi i grandi media e le grandi industrie, le grandi multinazionali. E ovviamente il centro, il cuore pulsante di questo complesso, di questo grande agglomerato, è l'elite finanziaria, la finanza. E dunque questo va capito perché per averne la certezza matematica, per così dire, senza fare del complottismo, basta vedere e controllare chi possiede i pacchetti azionari di maggioranza di tutte le grandi multinazionali, comprese quelle dell'informazione. Certo, è chiaro che stiamo parlando di una ramificazione di questo potere in tutti i settori, come dici tu, strategici per il controllo, no? Per la manipolazione, quindi dall'informazione all'industria, agli apparati militari, fin tanto ai governi. Ed è chiaro che oggi il Deep State sia colui che ha mosso le redini della globalizzazione, di questa espansione della globalizzazione a livello mondiale. Però, appunto, come dicevo prima, partiamo dall'inizio. Secondo i tuoi studi, a che epoca possiamo far risalire la nascita del Deep State, o comunque quantomeno la nascita di questo potere all'interno delle istituzioni politiche? Ma a radici antichissime, risalgono alle origini stesse della civiltà e praticamente ciò che è avvenuto e che è rimasto nell'ombra è una guerra sotterranea tra il potere visibile, che è quello politico, e appunto quello finanziario. Noi abbiamo testimonianza dalle tavolette sumere che risalgono al 3000 a.C. di tecniche simili, cioè concettualmente identiche a quelle dei moderni futur, già utilizzate in quel periodo, cioè in pratica venivano venduti dei poteri con dei contratti il cui prezzo finale veniva stabilito da quello che sarebbe poi stato l'andamento del raccolto futuro. E poi, ovviamente, questo potere, chi esercitava la tecnica dei giochi di prestigio della finanza, aveva un suo potere all'interno dei vari regni, però non è mai diventato il vero centro del potere fino a quando questi diciamo usurai si sono uniti insieme in una unica casta. Facciamo qualche esempio nel tempo, saltiamo di 3000 anni, passiamo dai Sumeri all'imperatore più famoso del mondo, il più temuto, più rispettato e ammirato, Giulio Cesare. Siamo nel 44 a.C., 15 marzo, viene assassinato. La Vulgata ufficiale ci racconta che il motivo di questo omicidio trova giustificazione nel fatto che Cesare aveva istituito l'impero, si era proclamato imperatore e aveva tradito la tradizione repubblicana e che quindi questi congiurati volevano ristabilire il precedente ordine
repubblicano. Ecco, tutto questo non è assolutamente vero. Di idealismo c'è poco in ciò che è avvenuto, e le ragioni sono molto più materiali e prosaiche, e cioè le ritroviamo in soldi e potere. Perché dico questo? Perché Cesare aveva, quando fece la sua campagna di Gallia, dovette ricorrere ai finanziamenti degli usurai, e quindi ne conosceva molto bene le problematiche, e quando tornò in patria, quando tornò a Roma, l'Italia imperiale, insomma, era un po' sotto scacco degli usurai, che stavano come una casta parassita, stavano dissanguando le risorse di una vasta area della popolazione. Quindi lui tentò di porvi rimedio con tutta una serie di leggi che andavano contro l'usura, e per quanto poco noto, il figliastro Bruto era uno di questi grandi usurai, molto avido, che aveva concesso un prestito di moltissimi talenti, una somma enorme, all'isola greca di Salamina, al tasso di interesse del 48%. E quindi era uno dei primi personaggi che veniva chiamato in causa dalle leggi di Cesare contro l'usura. Cosa fece nello specifico Cesare? Limitò l'usura all'1% mensile, e stabilì che tutto ciò che era stato versato a titolo di interesse oltre questa percentuale dovesse essere computato nel capitale prestato. E inoltre prese la zecca dalle mani dei patrizi e la portò nelle mani dello Stato. Quindi portò uno sconvolgimento interno in quella che era la casta, la lobby più potente in quel momento. E quindi i congiurati riunirono le persone che erano più ostili a Cesare, ma il motivo vero del suo assassinio è proprio in queste leggi contro l'usura. E poi, se andiamo avanti nel tempo, troviamo altri esempi di quanto la finanza abbia determinato il corso degli eventi storici, rimanendo nell'ombra, come appunto è successo con Cesare. E se andiamo nella famosa battaglia di Hastings del 1066, quando si confrontarono Guglielmo II il Conquistatore e Araldo II, cosa avvenne? Guglielmo il Conquistatore non aveva le forze per creare un grande esercito, quindi ottenne dei finanziamenti molto importanti dai soliti finanzieri Apolidi, che però in cambio pretesero appunto dei privilegi, e finanziarono un esercito imponente per Guglielmo Conquistatore, che vinse la battaglia e divenne il re d'Inghilterra. E a quel punto emanò delle leggi per ricompensare chi lo aveva messo al potere, delle leggi a favore di questi usurai, che potevano prestare il denaro al tasso di usura del 300% per l'acquisto di beni utili per la produzione, e ai nobili invece a un tasso fino al 33%. Questa situazione portò in pochissimo tempo gli usurai, in 2 generazioni praticamente, a diventare i padroni più di un quarto delle terre d'Inghilterra. E poi, beh, esempi ce ne sono moltissimi. 18 luglio del 1290 il re Edoardo obbligò, per esempio, gli usurai a lasciare l'Inghilterra, proprio perché ci sono state molte alterne vicende di questa lotta tra regnanti e usurai. E si trattò di una delle espulsioni, ma in Europa se ne registrarono circa, cioè più di 100, quindi parliamo di un fenomeno molto sentito dalla popolazione, cioè gli usurai erano molto malvisti, perché appunto producevano povertà mentre loro si arricchivano in maniera spropositata. E quando appunto il re Edoardo cacciò gli usurai, l'Inghilterra conobbe un'età dell'oro, cioè di un benessere mai visto prima.
E poi facciamo un altro salto nel tempo di alcuni secoli. Nel 1642 gli usurai finanziarono la guerra civile di Oliver Cromwell, permettendogli di assoldare anche qui un imponente esercito, ma in cambio doveva uccidere Carlo I d'Inghilterra, che si era sempre opposto al rientro degli usurai in Inghilterra. E quindi succede poi che Cromwell vince e fa uccidere e decapitare il Carlo I d'Inghilterra, e poi rientreranno gli usurai. E, insomma, è una storia molto, molto complessa. Ho cercato di fare una sintesi di No, è qualche molto episodio complessa, ma del gruppo. soprattutto interessante. Infatti, a proposito di excursus storico, ti volevo chiedere proprio il ruolo delle rivoluzioni, quindi quella americana e quella francese, perché molti vedono in queste rivoluzioni la fine del vecchio regime, dell'ancien régime, e la nascita ovviamente della borghesia come casta, come classe che si impone al mondo e ovviamente che si fonda sulla speculazione, sull'economia, sulla finanza. Ecco, quindi come si interseca la storia del Deep State con queste rivoluzioni? Sì, sono tappe molto importanti della storia. Allora, la rivoluzione francese segna una svolta epocale, infatti si parla di ancien régime, sostituito dal nuovo regime. Nel vecchio regime contava più un nobile decaduto in politica piuttosto che un ricco usuraio. E sostanzialmente gli ebrei molto ricchi, che erano quelli che esercitavano di più la professione, il mestiere, per tradizione, perché poi sappiamo che gli piove addosso come una manna dal cielo il fatto che i cattolici non potevano esercitare l'usura, e quindi loro erano quelli che deputati a farlo in maniera quasi esclusiva. E quindi con la rivoluzione francese, che venne sui libri di storia, viene raccontato falsamente che si trattò di una rivoluzione di popolo. Se si fa un'indagine approfondita, si scopre che tutti i grandi rivoluzionari erano dei massoni, e lo strumento utilizzato da questa elite finanziaria per rovesciare i regimi indesiderati o anche i regnanti era proprio la massoneria. Quindi lo strumento storico della finanza la troviamo nella confraternita, meglio nota appunto come massoneria, la libera moratoria. Quindi l'assalto, per esempio, alla Bastiglia anche venne comandato erano tutti membri di logge massoniche, così come anche tutti i grandi agitatori. E quindi fu una svolta per quello che appunto è stata poi la nascita della borghesia, quindi di un ceto mercantile ricco che aveva accesso alla politica a dispetto di quello che era invece l'ordine precedente che privilegiava la nobiltà. Poi abbiamo la creazione del primo grande Stato, gli Stati Uniti d'America, secondo leggi liberali dettate sempre dai circoli massonici. Noi sappiamo che George Washington era massone, come la gran parte e la maggioranza dei presidenti. La guerra di indipendenza venne fatta scoppiare dalla loggia massonica guidata da Paul Revere nel famoso assalto del Boston Tea Party. E poi così via, anche eventi importantissimi come il Risorgimento italiano, eccetera, in cui i protagonisti erano tutti membri della massoneria, cioè quindi Mazzini, Rosmini, Gioberti, Cavour, eccetera, eccetera. Questo perché le trasformazioni epocali devono portare alla creazione di grandi stati, che poi alla fine dovranno essere tutti sorretti da un'unica cabina di regia centrale della finanza, cioè quello che sta avvenendo oggi con la globalizzazione. Ecco, parlando del Novecento, appunto arrivando piano piano ai giorni nostri in questo interessante excursus che ovviamente, dati i tempi dell'intervista, non può essere troppo approfondito, però è chiaro che una volta nati questi grandi stati, come giustamente dici tu, poi il Novecento ha segnato l'epoca delle due grandi guerre e molti appunto sostengono, come al solito, che la finanza sempre va a finanziare entrambi gli schieramenti in guerra, perché alla fine le stesse guerre sono dei cambiamenti, perché
per la popolazione, ma sono sempre previste da queste grandi famiglie speculative, da questi grandi finanziatori. Allora, qual è il ruolo delle due guerre mondiali e ovviamente in generale nel Novecento, che è l'epoca delle ideologie? Sì, diciamo che i grandi finanzieri sono maestri nell'agire secondo tre criteri: quello del problema, della reazione e della soluzione. In pratica, creano, per arrivare alla soluzione che avevano già in mente, già puntata nel cassetto, ma che non sarebbe mai stata accettata dalla popolazione senza un problema, creano appunto quel problema che poi suscita una reazione popolare che va nella direzione dei loro progetti. E questo è stato fatto con le guerre. Siccome il progetto di questi grandi finanzieri era quello di sottoporre tutto il potere politico al loro dominio assoluto, per arrivare a tanto bisognava creare degli enti sovranazionali che controllassero tutto. E per fare questo, ovviamente, bisognava demonizzare gli stati in quanto tali, cioè perché forieri di nazionalismi, forieri di guerre e quant'altro. Quindi hanno nella prima guerra mondiale fomentato lo scoppio del conflitto, e poi questo ha servito di come motivo per creare la società delle nazioni. Ma all'epoca ancora i nazionalismi erano troppo forti, i popoli erano troppo radicati alle loro tradizioni, e quindi la prima guerra mondiale di per sé non è stata sufficiente, e ne serviva una seconda. E in particolare io ho approfondito proprio quello che è successo con il nazionalsocialismo e chi ha finanziato Hitler, chi ha finanziato la sua macchina bellica, perché lì scopriamo che praticamente il grosso della produzione tedesca veniva in realtà da Wall Street, perché praticamente l'IBM collaborava con Hitler in Germania attraverso delle filiali che si chiamavano Deomag, quindi semplicemente cambiando nome all'azienda. Poi c'era la Opel, che apparteneva alla General Motors, una filiale della General Motors, e che aveva i suoi stabilimenti in Germania, e che costruivano i carri che poi furono da spina dorsale per il Blitzkrieg tedesco. Cioè, senza quei carri, che si chiamano l'Opel Blitz, non si sarebbe mai avuta la guerra lampo, quindi con i mezzi meccanizzati. La Opel produceva anche addirittura le turbine per i famosi missili V2, e la Ford fece altrettanto, anche lei aveva i suoi stabilimenti. Addirittura Henry Ford venne premiato con un riconoscimento importantissimo da parte dell'establishment nazista, quindi venne quasi ritenuto da Hitler un eroe, e Ford era quindi nello stesso tempo un eroe in patria negli Stati Uniti, dove produceva i mezzi per combattere i tedeschi, e dall'altra in Germania era un eroe per i nazisti, perché dava quel contributo importantissimo industriale per produrre invece le armi da usare contro gli alleati. E insomma, così via. Troviamo addirittura Hitler, ovviamente non aveva neanche il carburante per scatenare una guerra. Sappiamo che la Germania è piena di petrolio, e ci fu un accordo importantissimo tra la Standard Oil dei Rockefeller e la IG Farben, che era il colosso chimico tedesco, creato con i finanziamenti dati dai soliti banchieri, a proprio lo scopo di riarmare la Germania. E da questo accordo si riuscì a tirar fuori il carburante sintetico che servì a Hitler per scatenare il conflitto di lunga durata. Queste sono soltanto alcune ovviamente, delle cose che sono accadute. Non possiamo approfondirle, però, per dare un'idea di quello che è stato in realtà la Seconda Guerra Mondiale, da chi è stata manovrata e gestita, al termine della quale doveva nascere l'ONU, come appunto è successo, e gradualmente bisognava dare sempre più potere a organi sovranazionali. Certo, assolutamente. Possiamo dire che con la fine della Seconda Guerra Mondiale il capitalismo diventa praticamente l'unica ideologia che deve essere propagandata nel mondo. E poi tu hai fatto il nome dei The Rockefeller, quindi ti chiedo, quali sono a questo punto le famiglie principali che
nel Novecento, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, hanno guidato questo processo? Dunque, il capitalismo in realtà è soltanto il seme, perché poi invece abbiamo conosciuto il neoliberismo, che per quanto le due ideologie si confondano, c'è una sottile differenza, però molto importante. Il capitalismo è praticamente l'ideologia del mercato libero, secondo cui la domanda e l'offerta si autoregolano da sole. Però questo sempre nell'interesse collettivo. Mentre invece nel neoliberismo il concetto di interesse collettivo viene soppiantato, viene sostituito da quello della responsabilità individuale. Cioè in pratica viene data carta bianca alle multinazionali e secondo una presupposta capacità di autoregolamentazione. E quindi il neoliberismo spinge per deregolamentare tutto e per assumere, quindi dare il controllo della società, mettere il controllo della società nelle mani dei grandi gruppi economici. Poi non ricordo la seconda domanda che hai fatto. Quali sono, visto che tu hai citato Rockefeller, sì, quali sono le grandi famiglie? Sì, sì, un ruolo di primo piano assoluto, i Rothschild dalla fine del Settecento sono stati i primi a capire che unendo tutte le forze, cioè tra i vari gruppi finanziari che fino a quel momento erano rivali, si sarebbe raggiunto un potere tale che il potere politico non avrebbe più potuto contrastare, soprattutto se questo potere finanziario fosse cresciuto nell'ombra fino a quando appunto sarebbe stato troppo tardi poi fermarlo. La famiglia Rothschild aveva già un'idea di globalizzazione ben precisa e quindi i suoi figli presero posto nelle capitali europee, quindi Londra, Parigi e poi anche negli Stati Uniti, New York, e le loro figlie si sposarono fecero dei matrimoni di convenienza, e quindi adesso noi troviamo praticamente tutti i grandi gruppi imparentati tra loro, come per esempio i Montefiori, se parliamo dell'Italia, gli Elkann, gli Agnelli, che sono tutti imparentati con i Rothschild. Quindi se andiamo a vedere la cupola dell'elite finanziaria internazionale, possiamo definirla come una specie proprio di casta. Ok, grazie, molto, molto interessante. Veniamo ai giorni nostri. Appunto abbiamo visto come in questi 30 anni neoliberismo e globalizzazione sono stati propagandati per il mondo, sono diventati l'unica religione a cui tutti i popoli, tra virgolette, vanno sottomessi in nome di questa finanza speculativa. E possiamo dire che questo è il periodo di massimo splendore del Deep State, quindi di questo potere nel potere? Sì, in questo momento la grande finanza cosa ha fatto? Praticamente ha costruito intorno a quello che era il potere politico tutta una serie di un arsenale che è invincibile e con cui può schiacciare qualsiasi rivale politico possa emergere da un consulto elettorale. Facciamo un esempio: ci sono le borse. Però magari le cose che sto dicendo non sono chiare a tutte, perché chi le ascolta per la prima volta ha un'idea completamente utopistica e falsata della realtà, cioè dai libri di scuola noi apprendiamo che c'è un libero mercato e quindi la libera concorrenza, quindi si ha la percezione di vivere in un mondo dove vige il pluralismo, quindi delle idee e anche dei rapporti economici, che è tutto regolato dalla concorrenza. Ecco, in realtà tutto questo è assolutamente falso, perché come dicevo in apertura, se si controllano i pacchetti azionari di maggioranza delle tutte le grandi multinazionali, ma non solo di un singolo specifico ramo, di tutti i grandi rami, quindi automobilistico, finanziario, farmaceutico e così via,
Ecco, ritroviamo sempre gli stessi grandi fondi comuni di investimento che appartengono agli stessi, alle stesse grandi famiglie. E tutto questo ovviamente dà un potere sconfinato a chi ne ha il controllo. E poi abbiamo assistito alla creazione, per esempio, delle agenzie di rating, anche queste possedute in larga maggioranza da questi gruppi, le quali possono dare pagelle agli stati e alle società, e quindi dalle loro pagelle poi dipende, per esempio, la stabilità dell'Italia. Basta che modificano una lettera dei loro giudizi per far crollare immediatamente in miseria un intero Stato. Ecco, con questi formidabili mezzi, che poi a cui si affianca il mondo dei media, che è fondamentale attraverso quello che è il controllo mentale della popolazione, e soprattutto il fatto che appena si parla di soggetti economici dominanti del mercato che dettano le regole, si parla di complottismo e si cerca di screditare quindi la verità, perché questi gruppi hanno interesse a rimanere invisibili alle masse. Però ormai sono giunti al punto da poter controllare tutte le risorse globali, sono quasi tutte esclusivamente nelle loro mani. Lo vediamo appunto con l'aumento dei prezzi incontrollato, la speculazione che c'è, e perché appunto si sta speculando sulle materie prime di cui hanno il controllo. Che poi è un tema molto caldo proprio di questi ultimi mesi, data la guerra e quindi questa inflazione galoppante, questa crisi di approvvigionamento delle materie prime che sta iniziando ad uscire fuori e che probabilmente vedrà la sua massima espressione l'anno prossimo o negli anni a venire. E prima di farti la prossima domanda riguardo appunto questa storia del Deep State, visto che tu hai detto che oramai controllano tutti i mezzi di informazione e quando se ne parla si viene spesso additati come complottisti, ecco, però è chiaro che noi, ma così come tutti quelli che fanno controinformazione, supportiamo le nostre tesi con dati, con studi, con un racconto storico che poggia le sue fondamenta in eventi veramente accaduti. Però sembra che le persone, la popolazione, quasi non abbia voglia di comprendere tutto ciò. Che meccanismo mentale avviene, secondo te, nella testa delle persone? Perché non riescono a vedere ciò che oramai è quasi alla luce del sole? Beh, ci sono diversi motivi, tutti importanti. Allora, il primo si chiama ipnosi collettiva, e cioè attraverso praticamente un pensiero unico diramato da molti media, in cui viene simulata praticamente il pluralismo, perché molti confondono la presenza di molte testate giornalistiche, di molti telegiornali, con il pluralismo delle idee, che è tutta un'altra cosa. Cioè, perché se tu hai decine e decine di telegiornali che però dicono tutti la stessa cosa, quello non è pluralismo, quello è lavaggio del cervello. Quindi c'è questa situazione di bombardamento mediatico costante che produce una sorta di ipnosi collettiva, il sonno della ragione, dell'intelletto e del pensiero critico anche in persone che conosciamo e riteniamo intelligenti. Questo è uno dei fattori. Poi c'è il fattore paura, che anche quello è stato studiato dall'Istituto Tavistock, che è uno degli enti sempre legati all'elite, che più ha studiato quello che è la soglia di rottura oltre la quale, cioè quando l'essere umano subisce molte pressioni psicologiche di stress, esiste una linea rossa oltre la quale diventa più docile e malleabile. Ecco, attraverso il terrorismo costante che perpetrato dai media, si riesce a ottenere questo risultato, quindi agnellini docili che obbediscono a tutto. E poi c'è il fattore ignoranza. Se abbiamo assistito in questi ultimi decenni soprattutto a un imbarbarimento dei costumi, vengono proposti dei modelli sempre più che diciamo in declino rispetto alla civiltà, quindi vestiti con stracci che parlano su tre parole, quattro sono parolacce, non sanno esprimersi, eccetera, che diventano poi modelli da seguire per le masse.
Ecco, tutto questo insieme fa sì che poi si arrivi a situazioni come quelle attuali. E poi, in ultimo, ovviamente, quello che ho sentito dire molto spesso da persone ingenue, ma cioè in buona fede, è come faccio io a sapere qual è la verità? Cioè, se spengo la televisione, da chi mi informo, da chi vado? Cioè, manca proprio oggettivamente anche un alter ego di questi grandi media, e che forse adesso sta nascendo un po' con il canale 262, che speriamo non faccia la stessa fine dei 5 Stelle. Mi è piaciuta questa fine risposta. E allora, è molto interessante il fatto che tu appunto hai individuato questi tre fattori, che sono l'ipnosi collettiva, la paura e l'ignoranza, perché sono proprio i tre fattori su cui in questi 2 anni è stato possibile imporre una narrazione unica, forse per la prima volta nella storia in tutto il mondo, potremmo dire in tutto il mondo sviluppato, per intendere anche la Cina, oltre che il mondo occidentale. E pensi che questi ultimi 2 anni siano stati una mossa del Deep State, parlo ovviamente della pandemia e della gestione della pandemia, per imporre un nuovo modo di vivere, un cambiamento radicale? Sì, ma questo è veramente fuori da ogni dubbio. Cioè, se noi andiamo a esaminare come ho fatto io in due saggi, Pandemie Autorizzate e poi l'ultimo Deep State, dove ho ripreso, diciamo, i caratteri salienti di ciò che è avvenuto, scopriamo che l'origine ovviamente è legata ai laboratori dell'elite, e che è stato fatto di tutto per cercare di far morire più gente possibile, diffondere più terrorismo. Sono stati addirittura radiati e perseguitati i medici che avevano le cure che funzionavano, proposto dei vaccini che non sono vaccini, sono dei farmaci igienici che hanno notevoli effetti collaterali e che non prevengono affatto, addirittura che dopo 6 mesi hanno un effetto, diciamo, negativo, e quindi il sistema immunitario viene indebolito e quindi poi sono soggetti a qualsiasi tipo di malattia. Insomma, tutto questo è stato ovviamente pianificato a tavolino, come il fatto iniziale di ostacolare le autopsie, che è la prima cosa che si fa in casi del genere, per trovare una cura efficace e per capire come agisce la patologia e trovare le cure efficaci. Tutto questo è andato nella direzione della restrizione delle libertà individuali e continua ancora adesso. Adesso vediamo appunto la seconda fase, squadra che vince non si cambia. Siamo già arrivati alla, cioè neanche è finita la prima, già c'è la pandemia, sta per scoppiare la pandemia del vaiolo della scimmia. E comunque, nonostante oramai sia innegabile che ci siano tantissimi effetti collaterali sui vaccini che finora sono in commercio, e ci sono tante nazioni, comprese ovviamente l'Italia, che continuano a spingere sulla vaccinazione anche per le donne in gravidanza, per i bambini. Addirittura nel nord Europa sono arrivati già a consigliare la quinta dose. Quindi, nonostante le notizie non siano più trascurabili riguardo questi eventi avversi, i governi sembrano assolutamente non interessarsi di ciò. Però è chiaro che, fortunatamente, potremmo dire, in questi 2 anni parte della popolazione ha cercato di opporsi a questa narrazione unica riguardo la pandemia. E allora ti chiedo: è vero che il Green Pass è entrato nelle nostre vite? È vero che purtroppo la maggior parte della popolazione si è sottomessa a quello che appunto il potere voleva? Però credi che il loro piano, il loro disegno sia riuscito, oppure si aspettavano una maggiore sottomissione da parte delle popolazioni? Ma in realtà io rimango ottimista, però il piano ha funzionato perfettamente. Questa la prova l'abbiamo da dei test sociali, possiamo chiamarli così, e cioè quando hanno tolto l'obbligo delle mascherine, abbiamo visto che la popolazione continuava a indossarle, cioè nei supermercati tutti quasi portavano. Adesso piano piano, gradualmente, stanno iniziando a toglierla. Ma la paura che avevano inculcato nella mente delle persone era tale che praticamente anche senza l'obbligo loro continuavano a seguire queste assurde restrizioni.
Quindi assurde, perché poi basta vedere paesi come l'Africa e l'India, dove dovevano morire tutti, dove condizioni igieniche zero, eccetera, hanno avuto meno morti, meno complicazioni di quelle che abbiamo avuto qui, insomma. Poi anche in Svezia, dove la mascherina pure non era obbligatoria, no? Quindi bastava mettere a confronto un po' quello che è successo ai vari stati per capire che l'assurdità della cosa. Però purtroppo il fatto che la gente sia teledipendente, le masse sono ormai totalmente controllate dalla televisione, fa accadere questo. Però non perdo la speranza, perché come dicevi tu, nello stesso tempo si è creato un gruppo di milioni di persone che ha capito che la televisione, i media sono ostili alle masse, cioè fanno gli interessi dei loro datori di lavoro e non certi nostri, che sono maestri di manipolazione. E quindi il primo passo che si dovrebbe fare per una rivoluzione concreta è riuscire a far capire a queste, purtroppo alle altre persone che costruiscono la maggioranza, che la televisione è un nemico, non è un loro amico, e quindi a prendere atto che devono diffidare da ciò che viene detto, e spesso bisogna fare l'esatto opposto di quello che viene detto in televisione. Infatti, e volevo chiederti un'ultima cosa riguardo a questo tema, perché poi passiamo anche ad affrontare quella che è la guerra, che giustamente sta interessando tantissimo gli ultimi mesi dell'informazione. Ma questa riproposizione della paura di una nuova pandemia, quindi del vaiolo delle scimmie, non credi che possa essere quasi sconveniente per il potere? Nel senso, molti che magari hanno creduto alla narrazione sul coronavirus stanno iniziando a chiedersi se sia vero che siamo di fronte a una nuova pandemia e che dobbiamo ripiombare nella paura, che bisogna ritornare a vaccinarsi. Quindi non credi che forse sia stata un'esagerazione da parte del potere quello di riproporre nuovamente la paura pandemica in un momento in cui ancora ci sono gli strascichi della vecchia pandemia e stiamo assistendo a una rimodulazione dei rapporti geopolitici a causa della guerra? Io penso che stanno giocando praticamente una partita cruciale che probabilmente avevano già sul tavolo, cioè nel senso avevano pianificato prima A, B, C, D, cioè delle fasi dove la pandemia era propedeutica a quella, appunto, che abbiamo visto con il Covid, era propedeutica a questa del... E quindi stanno andando avanti con il progetto a gamba tesa, e probabilmente quando appunto si fa il passo più lungo della gamba si può anche inciampare, e questa è la speranza che abbiamo tutti. Come dicevi te, sta nascendo una consapevolezza nella popolazione, però molte persone sono talmente sotto ipnosi che non se ne rendono conto, cioè mi riferisco al fatto che adesso c'è proprio un boom vero e proprio di patologie di tutti i tipi con cui hanno a che fare i medici di base, che sono gli effetti collaterali prodotti dai vaccini. Qualcuno si sveglia, qualcuno capisce che quello che gli sta succedendo è una conseguenza del vaccino, anche se gli dicono che non c'è correlazione, ma purtroppo la maggioranza continua a non vederla questa correlazione, semplicemente perché in televisione gli danno le rassicurazioni del caso e dicono che appunto chi sostiene il contrario è un pazzo complottista e quant'altro. Quindi non so quanto si possa avere fiducia nelle masse per un risveglio, perché purtroppo noto che in realtà siamo quasi... Si parla sempre quasi tra le stesse persone, cioè quelle che sono già risvegliate, mentre è difficile conquistarne di nuove, cioè aprire la mente di persone che sono sotto questo stato di ipnosi. Sta giocando una partita rischiosa l'elite, ma confida nel fatto che continueranno a seguire tutto ciò che verrà inculcato loro dai media. Ovviamente spero di no, spero che, come hai detto tu, le persone che adesso cominciano a prendere coscienza siano più di quelle che penso io, e che effettivamente possa accadere qualcosa che disturbi questo progetto. Ed ecco perché poi noi dobbiamo continuare a far diffondere le idee, o comunque le verità e gli studi che abbiamo portato avanti, altrimenti ovviamente non avrebbero un supporto queste persone che stanno soltanto adesso risvegliandosi. Passiamo a un altro tema importante di questa intervista, che è appunto il tema della guerra.
Molti sostengono che la guerra sia in realtà una frenata del Deep State, nei piani del Deep State, poiché è una guerra che, a differenza, diciamo, delle guerre a cui abbiamo assistito in questi 20 anni, cioè le guerre fatte magari dai paesi occidentali per, tra virgolette, esportare la democrazia in Medio Oriente o in altre zone del mondo, questa è una guerra tra blocchi geopolitici che quindi potrebbe segnare, da un certo punto di vista, la fine della globalizzazione, la fine di questa deregolamentazione, come giustamente dicevi tu, e questa carta bianca alle multinazionali, poiché almeno tra blocchi geopolitici, tra grandi superpotenze, si sta invece ritornando a una sorta di protezionismo. Come leggi tu questa situazione geopolitica? Sì, la situazione in realtà è molto complessa. Dal mio punto di vista ancora non è tutto chiaro. Cioè, come hai premesso tu, la Russia in questo momento rappresenta la tradizione, la conservazione di valori come la famiglia, una visione del mondo completamente diversa da quella che ci viene proposta con, per esempio, i gender fluid e tutte le... l'ideologia della distruzione del mattone della società, che è appunto la famiglia, per creare una massa completamente atomizzata, frammentata in individui in competizione tra loro, dove non c'è più neanche il ruolo maschio-femmina, padre e figlio, eccetera, dove tutto questo viene annichilato e sostituito da un controllo totale dei media su quello che è l'orientamento della popolazione in generale. Ecco, la Russia in questo momento rappresenta anche un blocco verso gli oligopolisti, perché quando si parla, per esempio, di oligarchi, si parla sempre dei russi, non si parla mai degli oligarchi statunitensi, insomma del mondo occidentale, che in realtà sono quelli che stanno nella vetta delle classifiche, sono quelli potenti. Vediamo Bill Gates, che praticamente si è comprato tutta l'OMS, e per non parlare poi degli enti di controllo, di cui insomma già ho parlato in saggi precedenti. Ora, in questa situazione, quindi, Putin può rappresentare effettivamente quell'ostacolo grande che va demolito per riuscire a costituire questo nuovo ordine mondiale. E se non ci riescono, ovviamente può essere una grande vittoria per chi spera di riportare un po' di libertà e democrazia nel mondo. Purtroppo però devo dire anche un'altra cosa, cioè questa è la visione a cui spero io, cioè l'interpretazione che spero sia quella giusta, però non posso escludere che in realtà Putin faccia parte in qualche modo di questo progetto, perché non bisogna mai guardare a quelli che sono leader politici, ma soprattutto a chi comanda nel paese dove loro sono. In Russia il controllo è ancora, cioè la finanza è controllata ancora dalla banca centrale, e quindi anche lo scoppio di questa guerra è un po' stata a orologeria con la fine della pandemia, e siccome, avendo studiato bene la Seconda Guerra Mondiale e avendo capito che le cose non sono mai come sembrano, non vorrei che in realtà Putin stesse portando avanti un gioco che fa parte, insomma, della strategia dell'elite. Io propendo per la prima ipotesi, cioè che lui abbia sia, diciamo, una scheggia impazzita in questo sistema globale, e che sia in grado di opporsi anche alla sua banca centrale, o addirittura che ci sia una spaccatura all'interno dell'elite che consenta poi a Putin di fare quello che sta facendo. E quindi lo vedremo poi nei fatti, ciò che accadrà nel prossimo futuro. Sono completamente d'accordo con la tua analisi, perché è giusto comunque riconoscere questa opposizione che almeno sulla carta sta avvenendo alla globalizzazione, ma è sbagliato magari santificare a priori un personaggio politico che comunque si trova a capo di una superpotenza mondiale che finora nella globalizzazione ci stava abbastanza bene da un certo punto di vista. E invece, per quanto riguarda la Cina, perché poi ovviamente stiamo vedendo come i legami tra la Russia e la Cina si stanno ampiamente intensificando,
e la Cina non è sicuramente un modello di società libera per molti aspetti. Quindi la domanda è: possiamo parlare di deep state all'interno della Cina, quindi di un potere, di uno Stato dentro lo Stato che lotta per determinati scopi, e soprattutto come vedi questo legame tra la Russia e la Cina? Allora, dal punto di vista strategico, diciamo, è normale che la Russia cerchi degli alleati, e magari anche se non ti piacciono molto, quando sei in conflitto con gli Stati Uniti, che sono, ricordiamo, la prima potenza militare del mondo, ovviamente ti servono degli alleati, e non puoi fare tanto lo schizzinoso, quindi magari ti prendi anche la Cina, e può essere giustificato in questo ordine di idee. Fermo restando che la Cina rimane il plus ultra del deep state, nel senso è quel laboratorio dove praticamente vengono realizzate quelle tecniche di controllo mentale e di restrizione delle libertà, che poi vengono adottate a cascata negli altri paesi. L'abbiamo visto con i lockdown durante la pandemia, che sono stati esportati in Italia e poi nel resto del mondo, e lo vediamo adesso con il sistema dei crediti sociali, un sistema veramente aberrante, da film distopico di fantascienza, dove le persone vengono giudicate in base a quello che è il loro comportamento, che dovrebbe essere limitarsi al comportamento civico, cioè se all'età di 18 anni viene dato un punteggio, adesso non ricordo se 20, 30 punti o quanti, e poi se si butta una carta per terra si tolgono dei punti, se si passa col rosso si tolgono dei punti, e fin qui ci siamo, può essere ritenuto anche qualcosa di positivo. Ma poi invece questo sistema viene utilizzato anche per chi contro chi si ribella al governo, contro chi magari fa qualche protesta, eccetera, dove gli vengono tolti tutti i diritti civili, compresa la libertà di spostamento, il congelamento dei propri risparmi e quant'altro. Addirittura l'impossibilità neanche di guidare un'automobile. Questo sistema è stato importato anche in Italia di recente, in alcune città, in alcune amministrazioni locali si comincia ad usare qualcosa, diciamo, molto di più soft, non fino a quel punto, però che concettualmente si fonda sul sistema del credito sociale cinese. Stai parlando delle smart cities che a Bologna e Roma stanno diventando, anche a Firenze ho letto, le nuove realtà, immagino. Sì, praticamente per esempio l'assegnazione delle case comunali può essere fatto in base a criteri di questo credito sociale. Se tu hai un comportamento di un certo tipo, allora hai una priorità nell'accesso all'immobile e così via. Però questo tipo di assegnazioni, che può essere letto, come dicevo prima, in chiave positiva, una volta che il concetto di credito sociale viene introdotto, poi dopo viene esteso anche a cose che non hanno niente a che vedere con il credito. Perché faccio un esempio pratico. Se i media stabiliscono su ordine dell'elite che non farsi il vaccino significa mettere in pericolo il prossimo, ovviamente non fare il vaccino poi diventa un dovere morale a cui veniamo meno, quindi motivo per colpevolizzare chi non lo fa, motivo per togliergli i punti del credito sociale e discriminarlo, addirittura farlo diventare oggetto di tutte quelle discriminazioni di cui dicevo prima, che già applicano in Cina. A proposito sempre di Cina, perché tu giustamente dici la Cina poi è l'espressione massima di come il deep state agisce per schiavizzare, potremmo dire, per sottomettere i popoli, e il credito sociale ne è l'esempio. Ecco, quindi la domanda sorge quasi spontanea: c'è un legame tra il deep state occidentale, che potremmo dire anglo-americano, e quello cinese? Ma indubbiamente, perché lo abbiamo visto anche con lo scoppio della pandemia, cioè nel
famoso laboratorio di Wuhan dove lavorava la Shi Zhengli, la Shi Zhengli lavorava a stretto braccio per esempio con Ralph Barish, che era il più grande esperto di coronavirus statunitense, ma così anche con altri ricercatori dell'OMS di varie nazionalità. E soldi sono arrivati dal Pentagono attraverso una società interfaccia che era l'Eco Health Alliance di un britannico. Questa società era stata aperta direttamente dal Pentagono a New York, e quindi se noi andiamo a vedere quello che è successo con la pandemia, vediamo proprio questa commistione tra governo cinese, Pechino, e anche le grandi multinazionali e di conseguenza i servizi di Intel, cioè la ricerca militare, che ormai insomma è controllata praticamente da questi gruppi. Cioè, quando si parla di Deep State, ovviamente bisogna poi sapere che non c'è più una distinzione tra le multinazionali e le istituzioni, cioè la distinzione diventa molto labile, perché i posti chiave all'interno delle istituzioni vengono attribuiti su raccomandazione di questi gruppi. Abbiamo visto per esempio anche in Italia di recente nel 2011 con Monti chiamato a fare il primo ministro improvvisamente con un golpe praticamente, perché Berlusconi venne costretto a ritirarsi sotto minaccia della Banca Centrale Europea, minaccia di default. E poi l'abbiamo visto ancora più recente con Mario Draghi, che è la quintessenza dell'elite bancaria, mandato a fare il generalissimo in Italia senza consultazioni elettorali, dove tutti i partiti si sono praticamente azzerbinati al padrone, al rappresentante insomma del vero potere. Potremmo citare per esempio anche Colao, che è passato da essere un manager in una multinazionale a un ministro. E il meccanismo della porta girevole, quindi questi lobbisti che entrano in politica e non ne escono più, pure se ne escono vanno a ricoprire quelle cariche precedentemente. E quindi, visto che c'è una commistione, come hai detto tu, tra la Cina e l'America, che poi possiamo magari inquadrare per semplificare nel movimento neocon, questi nuovi conservatori, neoconservatori. È chiaro che però la Cina è candidata ad essere la potenza, che la prima potenza mondiale nel futuro, visto comunque il livello di espansione che da anni sta attuando. In futuro potrebbe esserci una guerra tra America e Cina, oppure, essendoci comunque uno stretto legame del Deep State nei due stati, sarebbe soltanto una guerra di facciata? Ecco, io penso più una guerra di facciata, nel senso che non si può escludere nulla, ovviamente, anche perché poi la storia, indipendentemente da quelli che sono gli attori più importanti di ogni epoca, può poi andare diversamente da come questi attori avevano previsto. C'è sempre qualcosa che può cambiare le carte in tavola all'improvviso, e questo anche, diciamo, per fortuna. Però è anche chiaro che succede spesso, cioè la cosa più probabile, quando ci sono dei soggetti molto forti, questi soggetti, più che farsi la guerra tra loro, tendono a unirsi, a unire le forze e a spartirsi il bottino. Cioè, questo succede per esempio nella mafia, no? Sono i cartelli della droga, perché hanno capito che è più conveniente spartirsi le quote, si mettono d'accordo su i territori che spettano uno all'altro, e quindi poi gestiscono tutto insieme. Ci sono i cartelli industriali e finanziari, e quelli, per scoprirli basta appunto andare a indagare sull'azionariato di ciascuna multinazionale, ed è presto svelato. E poi in questo caso un'alleanza di tipo elitario, quindi cioè io quando penso al Deep State, non penso proprio agli stati, ormai sono una parvenza di qualcosa di differente e indipendente tra loro, e in cui le masse continuano a identificarsi, mentre l'elite ragiona in altri termini, cioè loro sono ramificati un po' dappertutto, e quindi probabilmente basta dare alla casta che è attualmente governante in Cina dei privilegi in questa spartizione per poi diciamo arrivare alla globalizzazione. Quindi
una guerra tra stati come si poteva immaginare magari due secoli fa, un secolo e mezzo fa, la vedo difficile, e fermo restando che può scoppiare una guerra, ma di cui il risultato è stato già pianificato, cioè le guerre ormai vengono, almeno la seconda guerra mondiale è stata utilizzata a un preciso scopo, e immagino che se ce ne sarà una terza possa essere fatto altrettanto. Assolutamente. Marco, ti faccio l'ultima domanda di questa bellissima intervista ricca di contenuti, che poi è quella che penso possa essere maggiormente interessante per i nostri spettatori in quanto cittadini italiani e europei. In tutta questa situazione, tra una digitalizzazione inarrestabile, tra la crisi politica a causa appunto di questo potere finanziario sempre più forte, quale futuro aspetta poi i popoli europei, che possiamo quasi categorizzarli come una colonia del grande impero americano? Sì, oddio, io questa domanda mi stimola diverse. Io direi che l'ultima volta che noi siamo proprio una colonia americana, abbiamo più di 100 basi americane, e questa finta amicizia che ci lega allo Stato canaglia per eccezione, sono gli Stati Uniti, sono quelli che hanno fatto più guerre e massacri dalla fine della Seconda Mondiale ad oggi, e hanno rovesciato moltissimi governi. Loro si dicono essere esportatori di democrazia, ma non lo sono affatto se guardiamo le cose che sono accadute realmente, cioè ricordiamo per esempio gli stati democratici, quindi regolarmente eletti, che hanno buttato giù e sostituito con delle dittature sanguinarie solo perché allineate ai loro interessi. Ricordiamo, non so, Pinochet in Cile, ma anche in Iran Mohamed Pahlavi, oppure quello che è successo in Nicaragua con Carlo Armas. Di esempi ce ne sono una marea se si fanno un po' di studi. Poi pensiamo anche che nella guerra del Vietnam hanno ucciso 4 milioni di persone, di cui la stragrande maggioranza civili, con bombardamenti a tappeto, dove usavano anche il napalm, cioè quella sostanza che ti si appiccica addosso e continua a bruciare anche se ti tuffi in acqua fino alle ossa. Cioè delle cose terribili hanno fatto. Ci sono le foto, i filmati, c'è tutto oggi, ma questi non sono mai stati processati per crimini di guerra. In Iraq hanno ammazzato milioni di persone, anche lì in prevalentemente civili, con un pretesto che poi si è rivelato falso, per quello dell'amministrazione di massa. Anche lì nessun tribunale di giustizia internazionale che... E l'Italia segue benissimo tutto quello che viene fatto. Noi, l'ultima volta che siamo stati uno Stato sovrano, risale al 1985 con Bettino Craxi, che me ne voglia Dio, io ero tra i ragazzi che tiravano le monetine quando lui uscì dall'albergo vicino a Piazza Navona, ma a giudicarlo con il senno di poi, era 100.000 volte meglio lui della partitocrazia che si è formata oggi, perché questi signori si rubavano però un po' di... patriottismo ce l'avevano, e nel 1985, la notte tra il 10 e l'11 ottobre, Bettino Craxi fu protagonista di un grande braccio di ferro con quella che era la più grande potenza mondiale, quindi gli Stati Uniti. Telefonate con Reagan, era successo che la nave italiana di crociera Achille Lauro era stata presa in ostaggio da un gruppo di palestinesi, intervenne Craxi e garantì a questi terroristi, tra virgolette, il salvacondotto perché lasciassero libera la nave. Gli Stati Uniti prepotentemente fecero intercettare l'aereo che trasportava questi palestinesi, li fece atterrare a Sigonella, base militare NATO, e lì se li voleva praticamente portare via in barba a quello che erano gli accordi stabiliti da Craxi. Craxi mandò i carabinieri a difendere i prigionieri, e gli americani spianarono le armi, gli puntarono le mitra in faccia, e Craxi mandò altri soldati e dei VAM che a loro volta circondarono i soldati americani, e furono momenti di grandissima tensione, che poi in cui Craxi ebbe la meglio, però poi gliela fecero pagare con l'operazione Mani Pulite, che è partita appunto dalla CIA e serviva a buttare giù un regime, come ha cercato di dimostrare con fatti nel libro Deep State.
E quindi noi appunto siamo a tutti gli effetti una colonia americana, e lo vediamo insomma con anche i fatti che basta vedere che quello che dice Biden e poi quello che dicono i nostri capi di governo, capi di partito, e per vedere che c'è praticamente una perfetta assonanza tra quello che viene detto prima e quello che viene detto dopo dai nostri rappresentanti. Ecco, quindi non certamente un destino roseo, se vogliamo. Beh, se riuscissimo a togliere questa ipocrisia, perché finché si finge che siamo un paese amico, finché la gente continua a considerare gli americani i liberatori del mondo, cioè questa, nell'immaginario collettivo è stato impresso questo concetto di americani liberatori, perché noi nella seconda guerra mondiale, eccetera, ma noi, se siamo stati liberati dal regime fascista, poi siamo stati occupati, siamo diventati una colonia americana, cioè è una cosa diversa dall'averci liberato veramente, e non l'hanno fatto sicuramente nel nostro interesse. Certo, assolutamente. Marco, per i nostri spettatori, se volessero acquistare i tuoi libri, dove possono trovarli? Beh, per fortuna si trovano quasi dappertutto, perché diciamo, esercitando professione non come hobby ma come professionista, cioè vivo dei libri, e posso farlo perché appunto ho un discreto numero di lettori, e ho circa 300.000 copie vendute solo in Italia, e quindi ho una diffusione abbastanza capillare. Va benissimo. Allora io ti ringrazio di questa splendida intervista ricca di contenuti. Magari in un futuro possiamo anche immaginare di fare delle puntate speciali per approfondire alcuni passaggi che credo siano fondamentali affinché le persone possano comprendere appieno quelli che sono i meccanismi con cui il Deep State agisce. E ti ringrazio di essere stato nostro ospite. Grazie a tutti.